Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Horizon Zero Dawn episodio 8. Andiamo a continuare questo episodio. Bene ragazzi, andiamo a casa di Odin. Qui è pieno di persone che parlano insieme. Come fa uno a pensare? Io non penso. Bevo e basta. Che cazzo sta facendo? La ragazza è una Nora. A quanto pare fanno entrare chiunque in questi giorni. Dai un'occhiata alla mia roba. Perché risparmi a chi ha schiavizzato, torturato e massacrato? Eren, non vuoi la vendetta più degli altri? Tua sorella è stata uccisa e nessuno la vendica. Un'altra parola, patetica e inutile carogna. E ti sbatto in galera io stesso. Adesso sparite o vi prendo tutti a calci nel culo. Cosa voleva dire dell'omicidio di Ersa? Non ora. Ok, vediamo un po' che vuole fare. Ok, come facciamo a entrare? Oh, davvero delicato. Eccoci qui. Cerca di non rompere nulla. Oltre okay. Alla porta. Tutto questo per una persona. Avere conoscenze nella corte del Re Sole ripaga. Ok. Lì. L'angolo di questo tappeto è logoro. E il pavimento consumato. Ci andrò dopo. Andiamo. Tessuto dipinto con l'orca. Ok. Andiamo un altro po' qua sopra. Di alto qui sopra. Vediamo cosa c'è sotto. Quella come c'è arrivata qui?
La domanda è come si fa a entrare. Senza una chiave non puoi. Quella è una botola di fattura Oseram. Nulla può scalfirla. Questo lo vedremo. Non credo entrerà in quella botola. Olin ti ha mai invitato qui? No, una volta ho giusto raggiunto la soglia per aiutarlo a rincasare. Abbiamo bevuto un fiume quella notte, ma io reggo bene. Di solito. Sicuro di stare bene? Sono sobrio quanto basta, non mi serve un'altra predica. Non intendevo questo. Mi riferivo a quanto è successo là fuori con la folla. Non ho voglia di parlarne. Siamo qui per quello che hai detto su Olin, quindi fai quello che devi. Do un'occhiata in giro. Siamo venuti per questo. Trovo un modo per sfuggire la botola. Sembra un ritratto della famiglia di Olin. Vediamo un po'. Sopra ancora, non ho visto sopra. Vediamo. C'è parecchio metallo. Forse è quello che mi serve. Sembra grossa e pesante. Diamole una spintarella. Sbaglio o avevo detto di non rompere nulla? Ok. Vediamo un po' cosa c'è in questa stanza segreta. L'officina di Oli. Una mappa. I glifi mostrano i luoghi che ha visitato. Servici e Pipranum, ribellati e gli taglierò la gola e lascerò i loro corpi ai sicari al sole. Hanno preso sua moglie e suo figlio. Chi? Chi è stato? Gli assassini. Se non obbediva, avrebbero ucciso la sua famiglia. Ok, mi faccio solo altro. Aspetta, insomma. Sembra che Olin tenesse un diario. Olin? So che sa leggere i contratti, ma non lo definirei un poeta. Non ho più dubbi. Olin sapeva che era un bersaglio. Ecco la tua prova. Leggi l'ultima pagina. Scrive del nostro incontro e dell'ordine di uccidermi. Si è definito un amico. È un lurido traditore. Come fai a conoscere i glifi? E tutte queste cose che vedi, come ci riesci? Il focus mi svela l'invisibile. E il focus di Olin fa lo stesso? Il dispositivo è il solito. Ma in qualche modo Olin e gli assassini possono comunicare con i loro focus a distanza e vedere attraverso i focus degli altri, come guardare con gli occhi di qualcun altro. È così che gli assassini ti hanno visto, tramite Olin. Sì, per quel che ne so. Ora che so dove trovare Olin, dovrei procedere. Tu da sola, sicura? Ci penso io, sono più veloce da sola. Aspetta.
Se quel dispositivo ti svela l'invisibile... Levati di mezzo, Erend. Ti prego, devi aiutarmi, Aloy. Devo sapere chi ha ucciso Ersa. Non l'esercito dei Cargia delle Ombre, questo lo so già. Ma chi sono i soldati colpevoli? Mi spiace per tua sorella, ma è la tua guerra, non la mia. Non fingere che non ti riguardi. Sei venuta qui per dare la caccia a chi ti ha quasi ucciso e ha massacrato la tua gente. Perché tu meriti giustizia e io no? Ascolta, andrò al passo del crinale rosso, dove è stato trovato il corpo di Ersa. Ti aspetterò lì. Mi serve solo qualche minuto del tuo focus. Non farmi implorare. Passo del crinale rosso, dici? Vedo cosa posso fare. Bene. Ora andiamo a Tolin. Questo posto non ho mai sentito un odore simile. È forse qualche sorta di spezia. Non sono semplici. Di qua era. Vieni a dare un'occhiata. Ehi tu, puoi aiutarmi? Soltanto un momento, ti prego. No. Ti piacerà quello che vengo, te l'assicuro. Era di qua, ok. Che palle, non so. Io senza macchine non riesco a fare niente. Ok, mi sa che gli abito. Non si sa mai quando potrebbe servire. Non tutto sto forte. Lo taglio. Questo che volete fare? Riportare queste antiche cose in vita? Il loro potere ci serve. Macchine demoniache che risiedono sottoterra. Ma è un incubo. Incubo, sì. Gli incubi peggiori dei nostri nemici diventano realtà. Sì, alzati! Volevo prenderlo da solo. Queste cose ci distruggeranno! Distruggeranno solo i nostri nemici e ci riporteranno le terre che abbiamo perso! Il focus non funziona più. Setacciate l'area! Potremmo avere ospiti! Perdona questa intrusione, Aloy. Non mi lasci altra scelta. Chi parla? Una parte in causa. I loro focus sono disattivati, ma non so per quanto. Il resto sta a te. Chi è che parla?
Ok, uccidi. Cultura cultis. Quanti cazzo ne sono? Questa cosa non doveva succedere. Ok. Uccidetela! No! Hai avuto la tua occasione! Vedo qualcosa! Questa cosa non deve succedere per tutto, no? Però è difficile. Perché sono morto. Mi scordo, vabbè. Ho avuto una ring. La Nora è viva. Uccidetela! No! Hai avuto la tua occasione! Dai, ma come? Manco m'ha visto! Cos'è manco m'ha visto? Ma 15 cosa se l'ho beccato. 15 cosa se l'ho beccato in pieno. Se l'ho beccato in pieno là. Andatevene.
E niente, ragazzi, io... capite che non ce la farò mai a vincere. C'è proprio l'ultimissima volta. Proprio per l'ultimissima volta però... E mi scordo un'altra volta di prendere le fottute robe. Grazie pataccio. Sono già veramente rotto le palle. Perché devo fitare per forza? Perché devo fitare per forza, mi chiedo io. Cioè, così tanto bello fare la storia, ma non voglio fitare. Dai! No! Hai avuto la tua occasione! Ma questo non mi faccio un cazzo, mi faccio. Guarda qua che schifo. Ragazzi, io ho dato il mio su questo episodio. Mi piace dirvi che io qua concludo e domani vedremo se riusciremo a finire questa tortura. Bene ragazzi, ci vediamo domani.